See the magical circle tattooed on my ankle. I only need to touch it when he beats me. Adesso siamo qua con Luca Carpino, che ci spiegherà in cosa consiste il loro stand Rosalind. Grazie al progetto Rosalind risolviamo alcuni problemi riguardanti il DNA con l'aiuto del computer e di internet. Ok, che scopo si prepone questo progetto? Aiutare i ragazzi a imparare i vari linguaggi di programmazione e magari, non so, farli cercare nuove sfide a proposito di questa nuova materia che è la bioinformatica. Perché il titolo è proprio Rosalind? Il perché, Rosalind è il nome della quasi scopritrice del DNA, Rosalind Franklin, che è una donna scienziato inglese che ha, dopo 100 ore di esposizione a raggi X, ha riuscito a fotografare la, diciamo, struttura del DNA. Ok, adesso due domande al tuo collega. Innanzitutto, come ti chiami? Giacomo. E tu cosa hai da dire riguardo a questo progetto? Che io praticamente ho costruito tutto il modellino disponibile e anche il software che lo comanda. Ho aiutato anche loro nella costruzione del modellino, però mi sono concentrato per lo più sul modellino qua. È composto da un chip programmabile chiamato Arduino, reperibile online, che viene programmato poi tramite il software incorporato. Tramite vari collegamenti e il software comando tutti i LED. Gli mando fuori un impulso che conta 1, 2, 3, 4, 5 in codice binario. Poi lui lo interpreta e ogni 1 e 0 del codice binario va a un colore del LED, tingendoli in vari colori. Questi LED con questa disposizione e con questi colori, che significato hanno? Sono le basi azotate del DNA. Cioè, in parole più comuni? L'unico tipi di informazione che si possono reperire sul DNA. Ok, voi siete stati aiutati da qualcuno per questo progetto o avete fatto tutto da soli? Ci ha aiutato la prof di chimica, mio padre e soprattutto internet. Ok, tu hai qualcosa da dire? Ma a parte che oltre abbiamo fatto un modellino con le strutture atomiche delle basi dotate e le abbiamo esposto qua in una vetrina. Ci avete impiegato molto tempo ed energie per questo progetto? Per costruire questo modellino io ci ho messo 4 giorni e tutto il giorno praticamente. Un giorno sono andato a dormire alle 4 per completarlo e non funzionava quel giorno. Ok, perfetto. Avete qualcosa da aggiungere? No, dovrebbe essere tutto. Tu hai qualcosa da aggiungere? No. Ok, allora da Easy Con Air è tutto, a voi in studio.